Allora, i dati più recenti, che sono dati fatti dalla Società Europea per la terapia del dolore, parlano di 25, per l'Italia, di 25-26% di popolazione adulta che soffre di dolore cronico benigno. Questo vuol dire un dolore che dura da almeno 3 anni, tutti i giorni, per più di 3 ore al giorno. Quindi un dolore molto, come posso dire, disturbante, destruente, quindi un dolore che altera le condizioni di vita, che altera la qualità della vita. Il 25% è un numero veramente alto. Di questi 25%, il 30% non trova beneficio nelle terapie tradizionali che si utilizzano. Io ho cominciato a utilizzare la cannabis terapeutica, in Italia è possibile da tanti anni utilizzarla, era molto difficile, si poteva utilizzare solamente prodotti di sintesi, e quindi prodotti preparati chimici a base di tetraidrocannabinolo, come il nabilone ad esempio. E quando ho cominciato a utilizzarlo, devo dire che ho avuto pochi successi, molti effetti collaterali e pochi successi, per cui ho abbandonato questa terapia, sin quando non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare l'inflorescenza, cioè la cannabis nel suo insieme, il fiore di cannabis. Quello ha cambiato completamente l'approccio e ha cambiato i risultati, perché gli effetti collaterali che sono dati dalla parte, chiamiamo così, psicotropa, stupefacente, il tetraidrocannabinolo, vengono in qualche modo modulati, vengono limitati dagli altri componenti della cannabis. La cannabis lavora in un modo che si chiama, con un effetto che si chiama entourage, cioè tutti assieme questi componenti, che sono centinaia e centinaia di componenti che sono in questa pianta qua, lavorano per dare un effetto equilibrante sul nostro organismo. Da quando ho cominciato a utilizzare la cannabis, e devo dire oramai sono cannabis dal 2014, quindi oramai sono 4 anni, ho circa 1500 pazienti in cura, e devo dire che è stupefacente non solo come sostanza, ma il risultato. Deve essere chiaro che non è un farmaco. Un farmaco è una molecola prodotta di sintesi, anche se è una molecola che deriva magari da piante, però è una molecola prodotta sinteticamente dentro, confezionate in pastiglie o in gocce o in fiale, però hai un farmaco e sai qual è il suo bersaglio. La cannabis è un medicamento, è un fitofarmaco perché deriva da una pianta, è un medicamento perché riesce a curare delle patologie, ma dentro hai tante molecole, quindi e non riesci a avere la, come posso dire, la certezza scientifica del meccanismo d'azione. E quindi il lavoro del medico cambia. Cioè il medico sa che nel momento in cui utilizzi la cannabis con una persona, questa persona è la persona con cui fai un pezzo di strada assieme, condividi un percorso, perché il dosaggio cambia da persona a persona, la risposta cambia da persona a persona. È un ritorno all'arte della medicina, ovviamente accompagnata dalla scienza che in questi anni ha fatto i passi avanti. Noi abbiamo il 30% delle epilessie non rispondono ai farmaci, un problema enorme, sono persone che hanno 30-40 crisi epilettiche al giorno che non riescono a controllare quei farmaci. È stato scoperto da qualche anno che la cannabis, un principio in modo particolare, un principio attivo, il cannabidiolo, il CBD, ha un effetto estremamente, come posso dire, è incredibile come funzioni e blocca queste crisi epilettiche. Ma noi sappiamo che già dando la cannabis a questi pazienti, una cannabis particolare che hanno alta concentrazione di cannabidiolo e bassa di tetraidrocannabinolo, rispondono. E io ho pazienti che, devo dire, danno delle risposte e delle soddisfazioni enormi. Ma tu passi da persone che hanno una vita ristretta tra una crisi epilettica e l'altra ad avere una crisi epilettica ogni 20 giorni. Quindi cambia la vita dei pazienti, cambia la vita di chi vive con queste persone qua, e cambia, pensiamo ai bambini, cambia lo sviluppo ovviamente cerebrale di queste persone qua. Le malattie neurodegenerative hanno un grosso beneficio dall'utilizzo della cannabis, e questo è spiegato anche scientificamente, quando ci mettiamo a fare la storia, la spiegazione scientifica. Ma Alzheimer ad esempio, dove noi sappiamo che nell'Alzheimer si formano delle particolari proteine, degli agglomerati di proteine all'interno del cervello, in una zona particolare del cervello, e viene meno, una delle prime cose che viene meno è la memoria. Noi sappiamo che l'utilizzo della cannabis rallenta l'evoluzione della malattia e dà un recupero in alcune funzioni, prima fra tutto la memoria, l'irascibilità, le ore di sonno, quindi questo sicuramente funziona. La cannabis è arrivata in Occidente perché la regina Vittoria, fino a 800, soffriva di aveva due problemi, le mestruazioni dolorose
e la cefalea, l'emicrania, non riusciva a curare con niente, l'unica cosa che hanno scoperto che la faceva star bene era la cannabis. Tant'è vero che la cannabis è arrivata in Occidente, è entrata nella farmacopea mondiale, americana, europea, poi il proibizionismo l'ha bloccata, però proprio i primi studi scientifici che abbiamo sulla cannabis è nelle cefalee. Io ho pazienti che hanno cefalee resistenti ai comuni farmaci che invece rispondono molto bene alla cannabis. E poi c'è il grande capitolo dei tumori. Quello è un grande capitolo perché lì possiamo affrontare con la cannabis due temi differenti. Uno è il tema dell'aiuto che si dà al paziente che sta facendo chemioterapia e radioterapia. Utilizzando la cannabis sai che tu puoi incidere sul dolore, quindi analgesia. Incidi sull'appetito, quindi ridai l'appetito al paziente che lo perde durante la chemioterapia. Sull'insonnia, perché è un farmaco ottimo contro l'insonnia, un medicamento ottimo contro l'insonnia. Sull'ansia, sulla depressione, sulla stanchezza. Quindi ha questo effetto che è stupefacente, perché invece di usare 7-8 farmaci utilizzi solamente la cannabis, e quindi questa roba non solo, e ti dà una visione, l'effetto, diciamo, come posso dire, psicotropo, l'effetto euforizzante, se utilizzato bene, ti dà la visione del bicchiere mezzo pieno, che nel momento in cui tu stai male, riuscire a vedere il tunnel al fondo della luce, scusate, al fondo del tunnel è sicuramente qualcosa che aiuta. E poi c'è l'altra parte che riguarda la funzione antitumorale. Su questo la ricerca sta facendo passi da gigante, la ricerca più importante l'abbiamo in questo momento in Spagna, all'Università Complutense di Madrid, dove Guzman insieme alla Sanchez stanno facendo ricerche proprio su alcuni tumori, primo fra tutti il neuroglioblastoma multiforme, quindi tumori cerebrali, tumore mammario resistente al triplo negativo, tumore epatico, tumore prostatico, tumore polmonare. Viene fuori che gli studi fatti su in vitro e in vivo, quindi su cellule, su animali, oppure su cellule umane coltivate in provetta, in vitro, c'è una risposta enorme, positiva, con l'utilizzo della cannabis, nel senso che i principi attivi della cannabis bloccano la crescita delle cellule tumorali, bloccano la proliferazione vascolare che c'è intorno al tumore, bloccano la capacità di produrre metastasi e rinnescono il meccanismo di morte cellulare autonoma delle cellule. In Italia sono milioni, ma milioni e milioni di pazienti, ma il vero problema adesso è la mancanza del prodotto, no? Perché va bene, noi la prima cosa che un prodotto per essere un medicamento cosa deve avere? Deve essere prima di tutto sicuro, e la cannabis lo è sicura. Deve essere efficace, e se la utilizzi bene ne sfrutti la sua efficacia, deve essere standardizzato, cioè io devo sapere che quello che do al paziente è sempre la stessa cosa, altrimenti non riesco a capire, oggi te ne do un po', domani un po' di più, un po' di meno, quindi standardizzato, e poi deve avere la disponibilità. Di questi quattro elementi, che sono i quattro pilastri della farmacologia, la disponibilità è quella che viene meno oggi.